Allora, Antonello è preparatissimo perché ha portato tutto il malloppo. Cominciamo con Antonello, no? No. Tu che hai pronto Io mi là? sono Com'è? preparato. Che cosa? Vuoi iniziare? Allora, il sud non si racconta solo a parole, Il tema. si racconta anche a parole, ma non bastano le parole. Per giornalisti della nostra età non bastano più solo le parole, perché ce ne siamo accorti. Il nostro mestiere è cambiato. Io ho cambiato tre o quattro mestieri. Alla soglia dei 60 anni, credo che cambierò altri tre o quattro mestieri nei prossimi 2 o 3 anni. E sicuramente, io che sono un amante della scrittura, che ho dedicato credo la mia carriera anche alla cura della scrittura, proprio alla cura della scrittura, non solo agli scoop, alle notizie, alla cura della scrittura, mi rendo conto che non basta più, e tant'è che da anni, come Antonello, vado in giro con dei giovani registi perché mi rendo conto che non basta più documentare con la parola, ma non solo. Vi faccio un esempio. 6 o 7 anni fa ci fu tutta la storia del cambio delle stragi, le indagini sulle stragi, e io ebbi così, la fortuna di incrociare l'attuale presidente del Senato, che era procuratore nazionale antimafia, e gli fece un'intervista strepitosa su Faccia da Mostro, le nuove indagini, le indagini sulle indagini, il depistaggio degli apparati dello Stato. A un certo punto, dopo 1 ora e mezza di intervista, mi accorsi di quello che diceva il procuratore Grasso e dissi: no, se io scrivo questa cosa, pensai e lo dissi a voce alta, la gente pensa che io sono ubriaco. E gli chiesi al procuratore: mi può aspettare mezz'ora? Lui mi disse sì. Chiamai un giovane regista a Repubblica della scuola sperimentale, che arrivò con la telecamera, gli feci ripetere le cose che mi aveva scritto, feci l'intervista, ha ripetuto l'intervista filmata, e poi mi disse: adesso penseranno che ubriaco sono io, dico meglio così. È un modo diverso per raccontare le cose. Hai più autorevolezza e più credibilità in un'Italia come è quella di oggi e il giornalismo di oggi, con tutte le minchiate che si scrivono sui giornali, Antonello. Quando tu hai una fonte che ti dice delle cose e se ne assume con tutta la sua autorevolezza la responsabilità, tu hai la possibilità di fare il bellissimo racconto sul tuo giornale, ma hai la possibilità di documentarlo in maniera inequivocabile. E secondo me è il salto in più, ma questo vuol dire essere più bravi, cioè per essere più credibili, noi giornalisti dobbiamo essere più professionali, più bravi, più appassionati. Dobbiamo lavorare di più, dobbiamo lavorare con più metodo, con più cultura, con più tecnica, con più professionalità. È difficile la situazione della nostra professione oggi in Italia, ma ci offre delle opportunità eccezionali e una di queste opportunità è il videogiornalismo, non solo la parola. Io ne sono convinto, da anni ne parlo, non faccio il mezzo busto, come non lo fai tu, perché ci sono i mezzo busti in TV e fanno i mezzo busti, vabbè, noi non siamo mezzi busti, abbiamo un linguaggio nuovo, diverso, e completiamo la parola con l'immagine. E questo ci dà più credibilità, più forza e offriamo una cosa di più a chi ci segue, chi ci ascolta, e secondo me è la nuova frontiera, perché non è né giornalismo televisivo né giornalismo di carta stampata, è un'altra cosa. Ciascuno di noi, ad esempio, io ho fatto un documentario su un ritorno a Palermo che Gaetano l'ha visto, non so se l'avete visto voi, che secondo me è un nuovo modo di fare giornalismo,
E adesso sono stato in Messico un mese, sui giornalisti uccisi in Messico, verrò in Calabria fra 15 giorni, sui giornalisti minacciati in Calabria, incrocio le storie del Messico e della Calabria che sono molto simili per paesaggi, cibo, e cerco di raccontare una cosa in maniera diversa. Sul giornale uscirà un pezzo sul Domenicale, ma è un racconto tradizionale. Con la telecamera tu racconti qualcosa in più. E secondo me questa è la nuova frontiera. Probabilmente fra un anno o due anni riusciremo a fare altro. Se mi portate ad un convegno sulle nuove tecnologie non so spiccicare una parola. Però sono 6 o 7 anni che sperimento questo nuovo tipo di giornalismo e credo che sia la strada giusta, poi ne prenderemo magari altre. Vedo i servizi che fai tu sul Fatto, li ho seguiti, sono belli. È un modo nuovo per raccontare l'Italia dove viviamo. Carte, racconti tradizionali, notizie tradizionali non servono più perché i giornali. Ci sono giornali che vendevano 10 anni fa 1 milione di copie, oggi ne vendono 250.000. Quindi anche noi dobbiamo cambiare. Certo, io ho 60 anni, cambio, ma qua ci sono i ragazzi devono imparare un nuovo mestiere. L'ultima cosa che voglio dire, il lavoro che noi abbiamo imparato era un lavoro molto tradizionale, fonti, istruttorie rigorose, tutta sta roba. Spesso nei giornali di oggi molte cose non vanno sui giornali, cioè buttali in internet. In internet, per fare i giornalisti in internet, ragazzi, lo dico soprattutto, devi essere 100 volte più bravo di un giornalista della carta stampata. Perché tu, se lavori in un giornale o in un settimanale, hai un giorno o una settimana per raccogliere notizie e scriverle. Su un internet hai 5 minuti per valutare notizie, scriverla bene, deve essere autorevole e credibile. Quindi tutti dicono internet è una cosa importante, ma nessuno in Italia ci crede fino in fondo. Per fare il giornalista con le nuove tecnologie devi essere 10 volte, 100 volte più bravo che giornalista che in un giornale, che in un modo tradizionale di fare il giornalista. E questo ancora in Italia non si capisce. Ecco perché i giornali perdono lettori, ecco perché i giornali sono legati a un modo vecchio di fare informazione. Spero di non essere stato confuso. Ben detto. Scherziamo, ma è vero. E poi il documento l'oggetto del racconto di Attilio Bolzoni è stata sempre la cronaca giudiziaria, la storia della criminalità organizzata in Italia. Io vorrei dimostrare, a parte la considerazione che del giornalismo scritto si può fare, come dire, dal giornalismo scritto, dalla scrittura si può sviluppare un racconto visivo senza ridurre di un centimetro, anzi arricchendo, sovrapponendo immagini e parole e componendo un racconto compiuto, volevo anche dimostrare che la narrazione è orizzontale. Non mi serve venire a Lamezia e dire c'è l'Andrangheta, non mi serve andare a Palermo e dire c'è la mafia. Dicevo prima ai colleghi, io posso raccontare della civiltà o inciviltà, del degrado o meno, dal numero dei cani randaggi, dalla qualità e dalla condizione dell'urbanistica, dal senso comune del bene comune, dal fatto, l'ho detto prima, lo ripeto oggi, che qui ho visto sul ed è una misura del senso comune del bene comune. C'è un bar che ha messo un cartello su un'aiuola mangiata dai cani, arsa dal sole, e ha scritto questa aiuola è curata dal bar, non so come si chiami. L'aiuola è lunga circa 12 metri. Il bar ha messo, sì, caro sindaco, il cartellino, ma
l'inizio e la fine dei fiori corrispondono esattamente ai 3 metri dell'inizio e della fine del bar. Questa è la miseria e la modestia ed è anche la misura della nostra arretratezza. Volevo dimostrare con questo lavoro Alfabeto che la depredazione delle risorse pubbliche, la regressione della democrazia aveva un effetto sulla condizione umana e sociale diretto, al punto che i nostri tesori fossero per noi invisibili. Cioè, quando arriviamo a un momento in cui l'aggressione alla nostra cultura e alla nostra civiltà diviene soverchiante rispetto alla regola del diritto e della vita civile, non ci accorgiamo più di cosa noi stiamo perdendo e di quello che noi abbiamo davanti, del tesoro che noi abbiamo. Non la faccio lunga, però Platone, Aristotele, l'Agorà, la Magna Grecia nascevano nell'Europa del Sud, Babilonia, il papiro, la civiltà, la cultura, e al nord dell'Europa c'erano gli Unni, i Visigoti, gli Ostrogoti, coloro che mangiavano il cuore, no. Col tempo noi vediamo che la democrazia, l'espansività della democrazia ha uno sviluppo regressivo rispetto alla latitudine. Voi salite dalla Norvegia e scendete, e ogni latitudine, a ogni discesa, a ogni 300 chilometri, noi troveremo sempre una condizione di minore espansività della democrazia, di minore compiutezza. Quel video è un video che racconto di un tesoro che vale al 2020 80 miliardi di euro. 80 miliardi di euro, mentre città come questa e come tante vivono senza soldi, senza forze, senza prospettiva, e tanti ragazzi perdono il senno, ma non c'è speranza. Mi ha detto oggi una collega che guadagna 0,0001 centesimo a parola, quindi farà 3 euro al giorno. Quindi morrà di fame per tutta la sua vita e si ritiene fortunata, e davanti a lei e dietro di lei c'è una caterva, una quintalata di danari che arrivano, nascono e vivono in tasche sconosciute. Non c'è pala eolica che non abbia un malfattore e non sia nelle mani di una cosca, di un'andrina, di un gruppo mafioso, di un gruppo organizzato politico trasversale. E non c'è stato il minimo dubbio, come dire, non c'è stata la minima opposizione civile a questa forma di depredazione culturale. Il vento di chi è? È mio, come di Giannetto, come tuo. E allora, ma perché, se il vento è mio e tuo, quando noi abbiamo la tecnologia che ci ha aiutato a ricavare energia dal vento, che è un elemento naturale, abbiamo fatto il referendum sull'acqua pubblica, è pubblica l'acqua, e il vento perché è privato? E la tecnologia ci permette, con un sistema elementare di raccolta del vento e di trasformazione in energia attraverso quelle pale, che hanno un recupero dell'investimento in 4 anni, in 3 anni e mezzo, io dico. Ma come? Voi avete questa corona, noi abbiamo quella ricchezza, e nemmeno a volerla riconoscere, perché io pensavo erano tutti corrotti. Sì, un poco sì, ma non basta la corruzione, il malaffare a spiegare tutto. Io temo che sia l'ignavia nostra, il fatto che la gente, la pubblica amministrazione, la politica, la classe dirigente non abbia nemmeno voluto appassionarsi al tema. Che ci posso fare col vento? Mi può servire o no? Posso fare una joint venture con una ditta e dico: io metto il vento, tu metti le pale e facciamo 50-50, almeno 50-50. Invece l'elemosina, perché siamo abituati alla rendita parassitaria, e questo il nocciolo della democrazia regressiva. E adesso la Calabria, col culo per terra, vede che ogni anno dalle sue terre partono 18 miliardi di euro. Ma io ho chiesto, Gaetano, è una cosa che forse io ti invito a promuoverla per il prossimo anno. Due file. Quella di sinistra mette in fila tutti gli sprechi, tutti, e ne fa un conto, un saldo attivo o passivo. E poi quella di destra mette in fila tutti i progetti incompiuti, tutti i progetti non realizzati, tutti i progetti che si potrebbero fare ma non hanno finanziamento. E noi troviamo un saldo mastodontico
della depredazione che noi stessi ci infliggiamo, non la riconosciamo, ma avete visto una protesta organizzata, una contestazione? Nulla. 18 miliardi di euro, Giannetto, 18 miliardi di euro, solo Crotone rilascia nelle tasche di gruppi criminali 3 miliardi di euro. Crotone è una città che vive sopra le scorie tossiche, è la città più malmenata d'Italia. Com'è possibile? Ho preso, e il video non mi serviva a raccontare e indicare con l'indice, volevo fare un lavoro diverso e secondo me un po' più delicato, forse più sofisticato, ma sicuramente efficace quanto quello di dire quella palla del clan Arena, quella palla del clan X, lo sappiamo di chi è. Una famiglia si è ritrovata immersa nelle palle, una povera famiglia. Il sindaco ha ceduto quella famiglia a una società che è una multinazionale francese, tra l'altro, l'ha ceduta, cioè hanno cassato la loro casa. Sai che è successo? Che sta famiglia si ritrova con le palle, non potrebbero essere messe lì, e chiede, perché la legge lo permette, almeno questo, la misurazione del rumore. Lo sai che fanno? Quando vanno a misurare staccano le palle e dicono non c'è rumore. La signora è una poveretta, è una signora fragile, è una famiglia fragile, dice ma noi abbiamo scritto al sindaco. Il sindaco ha venduto questa famiglia e ha venduto il suo territorio sulla crinale degli Alburni nel Cilento, nemmeno qui, per 200.000 euro l'anno. Santa Rosalia, Santa Giuseppe, Sant'Antonio, Santa Rita, due botti ed sono finiti i soldi, un po' di soldi alla Proloco, un po' di magliette alla squadra di calcio e questo è tutto. Tradendo completamente lo spirito dell'incontro, quindi non facendo ancora vedere una massa della cosa, quindi scivolando all'indietro e seguendo il discorso di Antonello, sono costretto a intervenire sull'eolico o su altro. Non so bene, sicuramente non so quanto voi la situazione della Calabria, non la conosco, però ad esempio ce la fanno a Torroncino in Sicilia con Matteo Messina Denaro e il capo dei capi di qua di là. Sono fesserie, sono tutte fesserie. Perché sono fesserie? Perché quel Messina Denaro al massimo con l'affare del vento, dell'eolico, ha fatto le palificazioni, il movimento terra, i piccioli se lo fa l'altro, il re del vento, se lo fanno i non mafiosi oggi. Se tu vai all'Aquila, se voi andate all'Aquila, il primo lavoro della ricostruzione del terremoto dell'Aquila, io mi sono alzato perché ho messo la sveglia alle 3:30 di notte, non so come si chiama, Petitto, non mi ricordo, la borgata dove hanno fatto. È un movimento terra che ti fa un signore che si chiama Di Marco, socio di Ciancimino, e guadagna 3.000 euro, 30.000 euro, non lo so. Ma la ruberia dell'Aquila non lo fanno i mafiosi o l'andrangheta o i casalesi, la fanno altri, i comitati di affari oggi. Oggi le mafie, compresa l'andrangheta, le mafie siciliane sono sangue e merda, hanno gli spiccioli. I veri affari sono altri in Italia, sono altri e regolati da altri, perché la mafia è cambiata, quella che raccontiamo io e te non esiste più. Apro questa parentesi perché tu racconterai una storia e ne racconterò un'altra, ma sono storie datate secondo me, almeno le mie sono datate. Io ho una inadeguatezza, la sento nelle storie che racconto sulle mafie, perché non ho studiato economia, sono ignorante. Se io dovessi, io ho scritto 22 anni fa il capo dei capi con Peppe, ma non lo scriverei oggi il capo dei capi andando a Corleone. Se io dovessi fare oggi il capo dei capi con le nuove tecnologie, metterei la faccia di Totorina o a Frangetta e ci metterei il Moro di Venezia con Gardini, perché erano soci. Uno dei più grandi capitani d'industria
italiani ed Europa, era socio di Totorina. Che cazzo ci vado a fare a Corleone? Devo andare a Ravenna, devo andare a Milano. Quindi la prima immagine di un film sui corleonesi per me sarebbe Totorina con la frangetta e il Moro di Venezia. Se io dovessi raccontare Cencimino, ma mica vado a raccontare il barbiere, il Giovannino, il barbiere là che faceva le barbe nel dopoguerra. Cencimino, figlio, e la cupola di San Pietro, perché i piccioli di Cencimino sono ancora là, allo IOR. Allora, io mi sento inadeguato alla soglia dei 60 anni, però se dovessi raccontare, non più sul giornale, ma con una cavolo di macchina da presa, te l'ho detto che cosa farei oggi. Mi sto attrezzando per vivere una nuova esperienza professionale. Con il sapere, piccolo o grande, o medio, o modesto, o decente, o dignitoso, che ho accumulato in questi 30 anni di professione, sono pronto a prendere questa cavolo di macchina da presa e questa telecamera in HD, una bella Panasonic 200-350, comincio a capirne anche di macchine da presa, e raccontare in maniera diversa le cose di cui mi occupo in Italia e anche delle mafie. Grazie, grazie ancora. Cosa vediamo? Alfabeto. Ci spieghi per cortesia. È un cadeau per voi, perché esce, è la seconda puntata di Alfabeto che uscirà mercoledì prossimo sul Fatto Quotidiano. In anteprima. Alfabeto è vocali e consonante, ogni cosa, una lettera tira l'altro, e ogni cosa V come vento. Grazie, grazie. Allora, grazie. Quassù, sulla cresta degli Alburni che guarda il mare del Cilento, arrivano un giorno in attese scomode le pale eoliche. Quelle pale si muovono senza un perché. Del resto è una ricchezza improvvisa e sconosciuta apparsa nel sud dell'Italia, dove le pianure non danno da vivere, i capannoni sono ormai deteriti dalla civiltà industriale, l'agricoltura è povera, i contadini pochi e per lo più morti di fame. La casa di Rosa e Gerardo può volare. Ha così tante pale ai suoi lati e sui tetti che potrebbe schizzare da un momento all'altro e atterrare nella piana del Seno. Gerardo ha 50 anni e fa il minatore. Rosa lo aspetta in casa. Hanno due figli, Stefano e Giuseppe. Sono i nuovi schiavi del vento. È un bombardamento, dalla mattina alla sera non si capisce niente, quindi ho un rumore assordante, cioè proprio notte e giorno non si può, è qualcosa di incredibile. E a parte il fatto poi che c'è anche visivamente, giustamente, è un inquinamento proprio sia dal punto di vista acustico sia dal punto di vista ambientale, perché è qualcosa di assurdo, no? Secondo me non si può vivere in queste condizioni, però siccome lo Stato, il Comune, diciamo un poco tutti, non ci rappresenta nessuno, è inutile combattere, è inutile fare qualcosa, perché anche mettendo, come già ho assunto degli avvocati che hanno scritto, non l'hanno proprio preso in considerazione, quindi ci siamo fermati qua. E questo è Ma tutto. Lei cosa pensa? Ha parlato mai col sindaco?
Che se ne frega il sindaco? Il sindaco prende i soldi, perché le valli che si sono imbiandate là, il sindaco ci ricava un bel guadagno, però noi praticamente, per noi non c'è niente, non ci hanno chiesto come stiamo, non ci hanno chiesto insomma se c'è rumore, se c'è qualcosa, no, non ci hanno chiesto niente, loro hanno fatto solo i loro comodi e basta, come noi non esistessimo. Quindi lei è rassegnata? Non è, cioè io vorrei combattere, però contro chi combatto? Contro i mulini a ventola. Io sono il vento, sono la furia che passa e che porta con sé, che nella notte ti chiama, che pace non ha, son l'amor che non sente pietà. Io sono il vento, se t'accarezzo non devi fidarti di me. Io non conosco la legge che guida il mio cuore, son l'amor, la passione d'amor, qualcosa c'è in me. Il rumore è una cosa assurdante. Io già lavoro in canadica, faccio il minatore, sento tanti di quei rumori, delle rumori. Poi vengo qua e sento ancora altro rumore. Oramai con la sentita qua non sono proprio più. È una cosa troppo brutta. Lei è arrabbiato per questo periodo? È la miseria, io ho fatto la casa qua, no? Questo, mio suocero mi ha dato la terra e ho fatto la casa qua per stare tranquillo, per stare che stavo in pace, proprio tranquillo. Voi avete visto la zona com'è, tranquillo. E quelle mi hanno messo si mostri in loro che fanno rumore dalla mattina alla sera. Neanche la televisione riesco a vedere delle volte. Allora riesco anche a sentire. Capire questo rumore bisogna viverlo quotidianamente. Questo è un rumore che si sente e si vede. Dove si vede? Si vede vicino al muro. Vicino al muro, pure là. Un certo orario. A un certo orario, il sole, si vede la palla che gira. Il sole, così adesso si mattina, vede. Vi faccio vedere, durante la mattinata. Allora sono le 10, dove arriva la palla? Arriva qua, vai. Ma così la palla. Poi? Gira meno. Poi come gira? Poi gira, se ne va là, poi quando cambia il sole. Stato ci rappresenta, sicuramente lo Stato ci avrà pure le mani in bassa, perché se no non è possibile che delle persone devono subire delle conseguenze così gravi. Uno insomma pesce grande mangia il pesce piccolo, giusto? E lei si sente un pesce piccolissimo. E minuscolo. Il Sud è flagellato da questa intromissione. È terra di conquista per le multinazionali che finora hanno fatto soldi con i robusti incentivi che il governo elargiva, facendo ripagare agli italiani nella bolletta elettrica. Sicilia, Calabria, Campania, Puglia e Molise sono state saccheggiate. Il vento nelle tasche di chi ha le palle, qualche spicciolo al comune che le ospita, un'elemosina ai contadini che mettono a disposizione il terreno e basta così. Tutto intorno la resa dei disperati. A tutte e due, qual è la differenza di questo lavoro per chi viene dalla scrittura, per chi viene dalla pagina stampata e che adesso si avventura nel web, rispetto ad esempio al giornalismo televisivo? C'è una differenza, uno scarto di tipo di racconto? Innanzitutto c'è la brevità, il web, la qualità che qua è molto buona, ma che poi nel web inevitabilmente si deve abbassare. Ma oltre, diciamo, alle cose tecniche,
Cos'è che non, perché non è un servizio televisivo? Cioè, dici, io dal giornale sono passato alla TV. In realtà non è la TV, è una cosa ancora diversa. Io dovevo fare tre cose, anzi quattro, e una era in contraddizione. Partiamo dalla cosa contraddittoria. Il Fatto Quotidiano non è Repubblica, deve fare il galletto con quattro danari e deve fare il galletto tentando di farlo dignitosamente, decentemente, deve produrre una qualità all'altezza della sua ambizione. E io sono al Fatto Quotidiano, dopo 20 anni di Repubblica, con il compito di allargare la narrazione, quindi io non dovevo vederla, tu vedila in un giornale molto, come dire, profilato, di inchiesta, di lotta, battente, e io dovevo tagliarla in modo orizzontale. Poi io dovevo sviluppare un arricchimento che fosse utile innanzitutto a me, mi piacesse farlo, ma utile se tu ti vai a pregliare il pezzo. Questa è la differenza che io noto. Tu per la televisione fai questo video, tra l'altro Tony Tropia è davvero un ragazzo portentoso, è un regista di cui sentirete parlare, ha fatto un film Itaker sugli italiani emigrati, fantastico, e lui è di Favada. Ma io dovevo sviluppare, sovrapporre la scrittura con le immagini e dovevo cercare un'angolazione che facesse in modo che la scrittura si completasse nelle immagini, e volevo fare un'operazione, perciò ti dicevo, più sofisticata sul vento. Non mi interessava più dire del clan o della multinazionale, ma dare il risultato finale. Eccole qui le pale, ci sono questi nuovi schiavi, le pale non si sa di chi siano, è una ricchezza che vola via, che va in altre tasche. Mentre tu che lavori in televisione produci il video e basta, forse per il nostro, io non so se questo può andare in TV, io so solo che scrivo come so scrivere. Allora se ti pigli, invece tu non scrivi, tu mandi solo il video. Il mio problema era scrivere, farti leggere e fare come con il porco, non lasciare nulla, non buttare via nulla. Io ho fatto 5 puntate di Alfabeto e sono uscite 7 puntate di qua. Ho fatto 4 puntate di Binario Morto e sono uscite 4 puntate di La vita è un treno. La mia paura prima era che io raddoppiassi ma rispiegassi quello che avevo spiegato. Invece la forza, ho notato con mio piacere che la forza delle immagini è molto più, naturalmente, me lo insegni, efficace, arricchisce di molto il mio lavoro, mi aiuta ad allungare e ad allargare il campo visivo, l'ottica, la scrittura, no? E soprattutto aggiunge al mio giornale prodotto utile, qualità narrativa di cui noi abbiamo bisogno. Avevamo e abbiamo un vincolo assoluto di budget che è veramente minimo e dobbiamo lottare con quel budget. Ma io dicevo ai colleghi di Lamezia Terme, se ci siamo riusciti noi con un budget davvero modestissimo, una puntata di questa sapete quanto costa a noi, al Fatto? 350 euro. È veramente vergognoso. Naturalmente 350 euro costa perché il Fatto è un giornale pazzo, perché cerca il meglio e cerca di... Però non avevamo altra scelta, io non avevo altra scelta. Se avessi dovuto... Il budget di 4.000 euro tutto... No, costa 4.000 euro. Costa perché molto lavoro e volontario. Il mio problema qual era? È il mio investimento. Avevo due scelte. Non fare questa cosa e dire è troppo basso il budget, non ci riesco. Ma non avevi nulla, oppure puntare alla fortuna. Io la faccio, aggiungo, e spero che domani il budget da 4.000 salga a 6.000, salga a 7.000, ma non arriveremo mai a 100.000 euro.
sto scrivendo una cosa per una casa di produzione indipendente, un film documentario costerà 500.000 euro, qui sono 5.000 euro. Ma se noi abbiamo pagato così poco perché il giornale ha dei vincoli particolari, vuol dire, dicevo ai colleghi di Lamezia calabresi, che pure voi con quattro soldi potete fare una grande cosa. Non è vero, mo ci può essere il regista più bravo o meno bravo, ma viene, secondo me, una grande gratificazione personale e un arricchimento professionale, e le cose che si fanno bene poi danno risultati. Io sono convinto di questo. Non so però dirti, forse lui ha una, non so, sono confuso, non so se è una cosa perché per il web e non è per la televisione. Così la sapevamo fare, così è una strada altra tra televisione e il giornalismo che noi abbiamo imparato, ed è un esperimento che noi impariamo strada facendo. Io anni fa sono andato a... E la contestazione più forte, sì, su questo ti invito a riflettere, sulla nostra conservazione. I giornalisti sono la categoria più conservativa, sì, più conservatrice, che non pigra, che non si muove, sì, che sì, fa quello che sapeva fare, fa il sindacale, fa il consiglio comunale, e di nuovo si aprono le trattative, speranza in bilico, e sempre le stesse parole. Utilizziamo 2000 parole, ci siamo detti oggi, le utilizziamo, i 2000 parole dei politici, non di più, e utilizziamo 2000 parole per raccontare la politica, e ci fermiamo lì. Io sono convinto che se Antonello dovesse rifare questo servizio fra 2 mesi, 3 mesi, lo farebbe ancora meglio. Perché? Perché stiamo imparando. Allora, 3 o 4 anni fa mi è capitato di andare nel 1865, Sonnino e Franchetti sono arrivati in Sicilia a fare la loro famosa indagine, e sono andati in un comune in provincia di Caltanissetta, a Tudia, in una masseria, e hanno dedicato 30 pagine di quella inchiesta a Tudia, questa masseria dove c'era il barone, i campieri, e quella famosissima inchiesta sulle condizioni socio-economiche e amministrative della Sicilia, c'era anche Tudia. 100 anni dopo Scalfari andò per l'Espresso a Tudia a raccontare sta roba. 70 anni dopo, 50 anni dopo Scalfari, il giornale mi mandò a me con la telecamera. E credevo di avere fatto un buon racconto. L'ho fatto 4 anni fa. Siccome sono migliorato in questi 4 anni, io non lo rifarei come l'ho fatto, perché parlavo assai, avevo ancora i vizi del giornalismo tradizionale, quindi so che se dovessi andare a Tudia oggi farei una cosa completamente diversa. Ecco perché dico, stiamo imparando, e meno male che impariamo, perché non siamo pigri come la categoria dei giornalisti, e meno male che impariamo. È un terzo modo, Gaetano, non è né essere giornalista televisivo né essere giornalista di carta stampata. È un modo diverso che ognuno non fa come, piangere perché si come, ognuno, la terza via di Berlino. Come ognuno lo sa fare, la terza ed è una strada che ha successo, però. È una strada che ha successo. Sì, sono tutti coperti questi da sponsor, da pubblicità. Quindi la pubblicità a noi serviva per reinvestirla. Sì, siccome ha fatto le marchette sul Fatto, ora faccio le marchette su Repubblica, no? Allora, Repubblica, abbiamo prodotto una cosa su, ad esempio, Borsellino l'anno scorso, che è l'unico prodotto di tutti i prodotti di Repubblica, è quello che ha fatto 456.000 visualizzazioni, cioè nella serie Repubblica è il primo. L'abbiamo fatto noi, abbiamo fatto delle cose sul cibo della mafia a 150.000-130.000 visualizzazioni. Abbiamo fatto roba che non sono notizie, sono cose prodotte proprio a freddo come questa. Quindi l'utente, l'italiano che non compra più giornali, queste cose se le vede. Quindi dobbiamo migliorare, ma questa secondo me è la strada.
la TV non se la vede più Gaetano, e manco i giornali. Dobbiamo trovare una strada diversa per lavorare, e la strada è, secondo me, unire la professionalità e il sapere di giornalisti che hanno una certa esperienza con il sapere, la freschezza, la creatività di giovani ragazzi che sanno, hanno la sensibilità artistica. Se tu unisci le due cose, fai bingo. Quando non fai bingo? Quando hai o degli arroganti che hanno fatto delle scuole e dicono: ma tu, sono questo cazzone di giornalista a perdere, guadagno 3.000 euro al mese, c'è un cazzone io che mi sono portato, e dice, e io gli ho detto: ma tu chi sei, Kubrick? Ed è un cazzone, perché non ha capito invece la straordinaria opportunità che ha di stare con un giornalista, non me, con uno qualsiasi, che gli dà il sapere del mestiere, tu mi dai il tuo sapere, lo fondiamo, e quindi è limitato da un punto di vista culturale. La maggior parte dei ragazzi invece non sono così. Io mi sono trovato bene, io lavoro con tutti i ragazzi, mi sono trovato male con questo, mi sono trovato male ad esempio con un calabrese. Calabrese. Un calabrese di queste parti, ma male assai. Sono andato in Messico e questo mi dice dopo 3 giorni: ho il mandato politico per fare il produttore, l'autore, il regista, le pernacchie, vaffanculo ancora se li... Un calabrese che si firma, che si presenta giornalista d'inchiesta, poi domani parlerò con i ragazzi, diffidate del giornalismo d'inchiesta, non esiste il giornalismo d'inchiesta, esiste il giornalismo. Il giornalismo d'inchiesta è un'invenzione, esiste il giornalismo e basta, quello buono e quello cattivo, il giornalismo d'inchiesta non esiste. È il mio che che cosa abbiamo? Lui ha buttato via una cosa vecchia per voi, vi vorrei segnalare che ha... i signori San Paolo, quello che vorrei, cibo. Comunque è già edita, seconda scelta, non è ho voluto segnalare. Questo ha fatto 100.000 visualizzazioni. Tempo di pizzini, i nuovi padrini di Palermo, giovani e rampanti, hanno bisogno di vedersi per riorganizzare Cosa Nostra, e allora da qualche tempo hanno iniziato a incontrarsi nei migliori ristoranti della città. La mafia siciliana ricomincia dalle abbuffate, summit in sale riservate, boss che si ingozzano, la cupola o quel che ne resta ricomincia dalla tavola. Prima c'è sempre la mangiata e poi c'è sempre la parlata. Lo sanguita, ma sono sangue. Non mi sento quello sangue che ti sia che hai detto. E sei un mezzo sangue. E che un papà è una donata. Papà. Fatti così una donata. E mi piano. E non mi sono andato sempre papà. Poi non ho detto 18 anni, non mi ricordo. Tuo papà lì è maggio ma sta da pensare se tu suo papà che è lui che è sempre tutto a tuo padre come si andava la sua scuola questo è più vecchio di sua madre come si andava la sua scuola più vecchio di padre tuo padre un
una volta si diceva che le massime aspirazioni del siciliano fossero tre: mangiare carne, comandare carne, cavalcare carne. Generalmente la tavola è apparecchiata per 12, tanti sono i capi delle famiglie di Palermo che fra il 2011 e il 2012 si sono ritrovati a mangiare insieme, non sospettavano di essere intercettati. La tavola per i boss mafiosi siciliani è sempre stato un luogo sacro, il mangiare è un rito. Il cibo considerato come misuratore di potere, di prestigio, forse anche come forma di risarcimento per una fame atavica. Intorno alla tavola si sono dichiarate guerre, si sono stipulati patti, si sono rafforzate alleanze e si sono decisi anche omicidi. In quel caso si può parlare del cibo che strozza. Il giorno di febbraio si tiene il pranzo più importante a Villa Pensabene, una delle sale ricevimento più esclusive della città. Anche questa volta una telecamera piazzata su un palo ha ripreso tutti gli arrivi. Anche quel giorno a tavola era apparecchiato per 12 persone, arrivarono da Brancaccio, da Santa Maria di Gesù, da San Lorenzo. La telecamera inquadra innanzitutto 4 persone che avanzano con passo spavaldo. Al centro c'è Calascibetta, Giuseppe Calascibetta, è un pezzo di storia della mafia che cammina. Accanto a lui ci sono altri uomini d'onore. 7 mesi dopo Calascibetta viene ammazzato da 2 sicari mentre sta per ritornare a casa. Un delitto eclatante, Attilio. Gli investigatori ci hanno anche raccontato cosa hanno mangiato i boss durante quel summit. Ostriche e champagne. Sono i parvenuti di Cosa Nostra, hanno abbandonato la tradizione. Ma poi è successo quello che è successo. Il boss Calascibetta è stato ucciso. E questo è il cibo che strozza. Dopo l'omicidio Calascibetta sono tornati a vedersi a tavola. I mafiosi di Palermo amano ostentare, mostrare i loro successi, ma restano comunque legati alle tradizioni. Must I forever be a beggar whose golden dreams will not come true? Or will I go from rags to riches? My fate is up to you. Questi ultimi 2 anni qua a Palermo, tutti i tentativi per ricostruire la cupola sono stati videoregistrati dagli investigatori. I carabinieri hanno una 20 di filmati che provano il tentativo di ricostruire la cupola a tavola. My fate is up to you. Anche con gli amici e gli amici degli amici hanno usato il cibo. Già nel 1985, il giorno di Natale, un mafioso di Palermo importante, Gaetano Cinà, ha spedito una cassata di 11 kg e 800 grammi da Palermo ed è arrivata a Milano. Lo sai a chi è arrivata? L'ha mandata il boss Ginà. E sai chi era il destinatario? Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi.
fa piacere averti sentito. Scusa, hai segno per farmi gli auguri. Ma sì, Danilo, mi ha fatto molto piacere. Grazie. Ma proprio molto. Ma ne sai niente se la picco almeno la cazzata? Non so niente, non so niente. Però oggi lo saprò. Non l'hai visto? No, io non l'ho vista. Io non l'ho visto. So, sicuramente l'hanno mangiato, sicuro. Però poi ti dirò i commenti. Fa tanto piacere, tanti auguri. Danilo, grazie e tanti abbracci a tutti. Ciao, ciao, grazie, auguri. Chiedo che la Corte, riformando la sentenza del Tribunale in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, a quo voglia infliggere all'imputato la condanna ad anni 11 di reclusione e rigettare l'appello della difesa. Non l'ho sentito, mi dispiace perché sono andato a mangiarmi uno spincione. Era buonissimo, devo dire, erano anni che non mangiavo spincione, straordinario, qui alla, come si chiama, Porta Carbone. E io sono arrivato in ritardo, mi dispiace molto, l'avrei ascoltato senz'altro, senza problemi. Video che si fanno in 2 o 3 giorni, cioè al volo. Come nasce? Cioè, il per me il giornalismo è anche divertimento. Ferragosto dell'anno scorso, sulla costa africana Agrigento Siculiana, vedo uno, c'erano 46 gradi all'ombra, a pranzo sul mare, che si mangiò 850 grammi di pasta al forno alla siciliana, con l'uovo. Dopo alzò la mano grassoccia e disse: un panino col wurstel. Io ero là accanto, dico: questo è mio. Ed è il macellaio che vedete là, poverino, è morto durante la lavorazione, perché mangiava cose. Allora, se non fosse morto l'avreste visto in faccia. Però in 2 o 3 giorni tu lo fai cotto e mangiato, è ovvio che non c'è tecnica. Ce n'è tecnica, è una roba veloce. Sei 2 o 3 giorni invece di fare un articolo, fai questa roba, che è un nuovo modo di fare il mestiere. 2 o 3 giorni, ta-ta, cotto e mangiato. Magari fra 3 mesi, 6 mesi, 1 anno troveremo un altro modo, no? Però non possiamo certo tornare indietro. Tornare indietro, tu cosa puoi fare? Puoi sempre dare al giornale il reportage sul Messico. Lo scrivi, ma già lo scrivi forse con la mano sinistra, perché se stai pensando al video che devi fare, più complicato e con più tempo, la tua energia e la tua passione la butti là già. E questa è la nuova strada. Non so se è giusto, se sarà buona davvero. Certo non si può tornare indietro. Senza le immagini non si va da nessuna parte. Bisogna trovare le persone che più di noi capiscono di immagini, di inquadrature. Io qualcosa sto cominciando a capirne, ma sono proprio all'inizio. Soprattutto i ragazzi che escono da queste scuole sperimentali, alcuni sono bravissimi, quindi timidamente qualcuno mi dice, le prime volte non mi dice niente, poi mi dice: guarda che non dobbiamo fare scusa, non dobbiamo fare come un'altra volta. Qualcuno mi dà del lei, poi mi passa del tu. Alla quarta volta mi dicono: hai fatto la minchiata.
E lì va bene, no? E lì impari. Devi imparare, dobbiamo imparare. Ha ragione Antonelli, i giornalisti sono pigri. I giornalisti sono l'anticamera della casta. Quindi non è che... Buonanotte. Buonanotte. Buonanotte.